Fuoco! 12 colpi di cannone per evocare il miracolo del 1664 e dare così il via alle celebrazioni in onore di San Paolino. È stata l'Associazione Storica Lucenzi a rievocare nel baluardo San Donato il cosiddetto miracolo di San Paolino. Secondo le cronache del tempo, durante le celebrazioni del 1664, uno dei cannoni, anziché sparare a salve, colpì con una carica di mitraglia un gruppo di devoti che stava entrando in città da Porta San Donato. Nonostante molte persone fossero state colpite, nessuno venne ferito in maniera grave. Tantissimi curiosi, lucchesi ma soprattutto turisti che si sono assiepati intorno al baluardo per assistere all'evento che ha aperto le celebrazioni storiche che vedranno il loro clou nel palio della balestra in programma in serata in piazza San Martino. Ma ovviamente San Paolino non è solo rievocazioni storiche e folklore. Nella basilica intitolata al Santo Patrono, il solenne pontificale officiato dall'arcivescovo Italo Castellani alla presenza delle massime autorità cittadine e del vescovo emerito Bruno Tommasi. Nella sua omelia, Monsignor Castellani ha chiesto alla Chiesa e alla comunità lucchese di condividere fede e bellezza, ad essere accogliente sia con le persone in difficoltà, sia con tutti quelli che passano da questa splendida città, offrendo relazioni di pace e gioia, ha detto l'arcivescovo.